successo. Federico, è stato un campionato complicato, sfortunato anche all'inizio se vogliamo, perché avete giocato tante buone partite, però le vittorie non arrivavano, addirittura soltanto una nelle prime 11 gare di campionato con 6 sconfitte, poi il cambio di proprietà, c'è stato un autentico restyling nel mercato invernale, squadra totalmente cambiata. Sì, è successo un po' di tutto quest'anno, le aspettative effettivamente erano diverse, purtroppo come hai detto tu la squadra giocava però non riusciva a concretizzare, ci siamo ritrovati anche con i 3 punti di penalizzazione che secondo me sono stati... Certo. Negativi nel percorso del campionato. Ce l'hanno inciso anche un po' sulla psiche, no? Sì, perché poi incontrammo la prima col Cesena, qui in casa facemmo un'ottima partita, perdemmo al 91esimo, a vedere quei -3 un po' ti condiziona. Poi c'è stato il cambio di società, quasi tutti i giocatori sono andati via e con la nuova proprietà abbiamo rimesso in piedi una squadra ex novo. Abbiamo preso dei giocatori, secondo me, idonei per il nostro tipo di gioco. Funzionali, eh? Sì, esatto. Sono contento che domenica i nostri 3 attaccanti sono andati in gol, che è fondamentale perché... Ricordiamo Bruni, Padovani e Samb. Esatto. Manari anche lo stesso, che aveva avuto problemi. Non ha potuto giocare, però diciamo che la squadra, essendo giovane, deve dare entusiasmo perché ha anche qualità, sapendo appunto che questo campionato effettivamente non è facile perché ci sono tante squadre organizzate e poi sai benissimo che nel girone di ritorno le squadre che sono sotto fanno sempre più punti rispetto al girone di andata. Funziona il 3-4-3, no? Che avevi già in mente, noi avevamo parlato spesso la scorsa estate, no? Prima dell'inizio del campionato, da qualche settimana lo stai adottando con ottimi risultati, mi pare. Sì, perché io penso che adesso con la squadra completamente nuova abbiamo giocatori che lo possono interpretare, nel senso che prima avevamo Cerone che è un giocatore molto bravo, dietro la punta si esprimeva al meglio e invece con il 3-4-3 era difficile trovargli un posto. Invece adesso abbiamo giocatori sulle fasce molto bravi che fanno tutte e due le fasi, ci stiamo lavorando anche se non è... Io ho sempre detto il modulo che bisogna presentare da qui fino alla fine, perché anche con il Montegiorgio abbiamo giocato col 4-3, poi dipende dalla squadra che incontri, se vuoi un centrocampista in più, un centrocampista in meno. Però penso che è un gioco offensivo, è un gioco dove hai spesso tante linee di passaggio, per cui ti crea anche tantissimo entusiasmo. Io, per come la penso io nel calcio, secondo me se è equilibrio puoi fare qualsiasi modulo. Ti segue sempre Marco, no? Immagino, perché insomma sì, un grande Marco, rapporto tra voi. Sì, Marco mi segue, mi dà dei consigli, si informa, è un uomo di calcio per cui mi fa piacere perché alcune volte mi dà dei consigli che forse io non riesco ancora a percepire, invece lui parlando così riesce a farmi capire anche tante cose. Insomma, l'importanza di avere comunque un fratello che è considerato dai più adesso un maestro in Serie A. Allenatore della Sampdoria, naturalmente Marco Giampaolo. Parliamo anche dei giovani, per esempio Persia che è andato al Teramo, si sta ben comportando, un classe 98, e Teramo classe 99 addirittura allo Spezia, 2 giocatori che con te, sotto la tua guida, hanno fatto il salto di qualità. Sì, sono particolarmente felice per questi 2 ragazzi. Persa, mi ricordo che quando arrivai qui ad Avezzano non voleva più giocare, voleva fare il falegname con il papà addirittura. Io poi lo chiamai e gli dissi: vieniti a allenare una settimana, poi decidi tu se vuoi fare. Lui venne, gli piacque la situazione e poi Persa, secondo me, è un giocatore che adesso anche a Teramo sta facendo molto bene, un giocatore di grande prospettiva. Idem per Teramo, che è un giocatore che è da 3 anni che fa la Serie D come under, adesso ha fatto questo salto di qualità. Ho chiamato il mio amico Guido Angelozzi, effettivamente lui mi ha detto se è un giocatore di prospettiva lo prendiamo subito, io sono stato contento, il ragazzo felicissimo, meritevole perché un ragazzo
con la testa sulle spalle e sono contento. Sono due giocatori che devono crescere perché sono giovani, però hanno veramente qualità per fare una carriera importante. Ecco, Teramo, tra l'altro il tuo merito è stato quello di cambiargli, se non vado errato, ruolo. In realtà può ricoprire diversi ruoli, una sorta di jolly. Sì, perché lui a gamba è un giocatore che strappa, io l'ho fatto giocare sia esterno, dove a piedi invertiti rientra molto bene, ha un buon tiro, ha una corsa, una buonissima coordinazione, anche da centrocampista è rapido, è svelto, per cui quando un giocatore ha qualità, ha velocità di pensiero, secondo me può ricoprire diversi ruoli, anche se io sinceramente lo vedo più come attaccante esterno. Tornando all'Avezzano, se ti salvi, non ne siamo certi, senza passare per i play-out, sarebbe un autentico miracolo. Sì, diciamo di sì, perché sono successe tante situazioni quest'anno, però io sono stato sempre fiducioso, anche quando siamo rimasti in pochi con molti ragazzini. Ho avuto il sostegno sicuramente della società che ha creduto in me. Abbiamo preso un direttore sportivo, secondo me, molto bravo, Mauro Traini, che è riuscito in pochissimo tempo a prendere giocatori idonei per la categoria e anche bravi, e poi piano piano attraverso il lavoro io penso che poi alla fine se si fanno le cose per bene poi si raggiunge l'obiettivo, si raggiunge, voglio dire, nel senso che non è facile, però hai buone possibilità. Avezzano per te è sicuramente un'ottima esperienza, la chiave è stata, lo possiamo dire adesso, Daniele Sebastiani, no? Il presidente del Pescara, che un giorno contatta Gianni Paris, l'ex proprietario e presidente dell'Avezzano, e la cosa si quaglia. Sì, esatto, io ho lavorato a Pescara in primavera con appunto il presidente Sebastiani, poi quando è stato, diciamo, l'artefice per farmi venire qui da Avezzano, perché si sentirono con Gianni Paris, e lo devo ringraziare, perché effettivamente se non hai qualcuno che ti possa indirizzare, almeno all'inizio, poi nel calcio è sempre molto difficile. Felicissimo di stare qui, ormai sono quasi 2 anni che sono qui, stiamo costruendo qualcosa di importante secondo me, anche a livello di giovani, e appunto speriamo che si possa completare con una salvezza. Sta facendo un'ottima carriera Federico Giampaolo, non è piaggeria, lo dimostrano i risultati, l'anno scorso tra l'altro 3° posto, semifinale playoff persa proprio al De Marzi contro il Pineto, però tutti i tifosi ricordano ancora benissimo il Federico Giampaolo, giocatore estroso, uno dei calciatori che hanno vergato le pagine più belle della storia del Delfino, quelle scorribande, quelle serpentine pazzesche. Mi riferisco alla trasferta di Salerno e soprattutto al gol col Palermo in casa nel 96-97. Sì. Ci richiedono spesso le immagini, infatti, tifosi, quindi. Sì, sì, ma io Pescara nella mia lunga carriera sono stato 7-8 anni, come sai benissimo, e dove penso sia stato gli anni migliori, perché avevamo una squadra buona, giocavamo bene, l'unico rammarico che ho sempre detto è che non siamo mai riusciti a vincere un campionato, perché lì poi può darsi che ci può essere una svolta, sì, in tutti i sensi, ed è un peccato, però ho dei ricordi bellissimi, perché essendo anche abruzzese è normale che tutto diventa molto più bello, tutto diventa molto più entusiasmante. Grazie a Federico Giampaolo, è stato davvero un piacere, in bocca al lupo per tutto Federico. Grazie a voi. Anche perché i tifosi del Pescara sono ancora innamorati di te. Mi fa piacere, mi fa molto piacere.